Ciao a tutte e a tutti. In questo nuovo video dedicato al tema promossi o bocciati secondo il Feng Shui, sono qui a parlarvi di cucine. Come per i video precedenti, ho quindi fatto una selezione totalmente casuale da una databank di immagini di 15 foto o render architettonici di cucine da commentare per valutare se sono stati rispettati i principi del Feng Shui, ma anche in generale i principi antropometrici che permettono di fruire in modo corretto di uno spazio abitativo a seconda di quelle che sono proprio le proporzioni e le funzioni del nostro corpo. Partiamo quindi subito con la prima immagine. In questa immagine quello che si nota è come in realtà non siano rispettati i 3C. I 3C rappresentano quella che è la nostra percezione fisiologica di un ambiente. Quindi il pavimento ha sempre la necessità di essere più scuro, quindi dare un'impressione di maggiore pesantezza rispetto alle pareti e agli arredi, e di contro le pareti e gli arredi devono dare la stessa impressione rispetto al soffitto. Quindi bisogna salire dal più scuro al più chiaro in linea di massima in modo graduale. A volte, ovviamente, ci possono essere degli interventi che richiedono inversioni di questo principio, però a livello di percezione naturale noi ci aspettiamo sempre di vedere i toni più scuri nel basso e i toni più chiari verso l'alto, come di fatto è il paesaggio naturale a cui la nostra specie si è abituata per migliaia di anni, se non centinaia di migliaia di anni. In questo caso, invece, sicuramente vi è un senso eccessivo di pesantezza dato da quelli che sono i mobili sospesi. Non è una cucina errata, nel senso è una cucina che può andare molto bene. Tuttavia, con il lungo utilizzo, sia per le metrature che proprio per la disposizione del mobilio, ci potrebbe essere una sensazione un po' di soffocamento. Ovviamente una buona scelta è quella delle finestre che danno luce naturale, soprattutto a un punto di lavoro come quello là dove sono posizionate, quindi dietro al lavello. E complessivamente può essere una buona cucina. I colori sono dei colori, ad esempio, indicati per il l'ovest o il nord-ovest, che sono le direzioni metallo, in cui dobbiamo sempre cercare una mediazione con il colore fuoco, che è il colore della funzione della nostra cucina. Quindi in generale potrebbe essere accettabile, sicuramente sarebbero da alleggerire i mobili pensili, ma per il resto può essere una cucina abbastanza buona, anche perché vediamo in questo caso come il piano di lavaggio e il piano di cucina, quindi i fornelli, siano separati e dal lato dove è presente il piano di lavaggio, uno non è di fronte al piano cottura che creerebbe un po' di disagio, ma di contro, presenta tutte le funzioni legate all'acqua, la lavastoviglie, il frigorifero e il lavello dalla stessa parte, quindi è un'altra buona scelta nella disposizione di questa cucina, come quanto il forno e il microonde probabilmente sopra il piano dei fornelli. Quest'altra cucina, per quanto sia una cucina molto elegante e di design, presenta un errore abbastanza marcato, che è quello della scelta dei colori. La cucina, come dicevo prima, rappresenta la funzione fuoco. Inserire così tanta informazione di tipo metallo con i bianchi lucidi anche e informazione acqua data dal mobiletto color carta di zucchero, sinceramente non è molto adeguato per una cucina. Il pavimento, in un certo senso, anche peggiora la situazione, essendo un pavimento color legno, che quindi porta dentro un'informazione di tipo terra, come il soffitto che nuovamente richiama un'informazione di tipo terra, che quindi non la rende particolarmente armonica. Il posizionamento dei fornelli e del piano di lavaggio, invece, è buono per quello, quindi la struttura è una buona struttura perché in questo caso abbiamo un tavolo che può funzionare anche come isola di preparazione, ma non presenta lavelli o piani cottura, che è una cosa proprio sconsigliata. Non bisognerebbe mai inserire in un'isola il piano di lavoro. Conviene sempre averli
in linea a L comunque o aderenti alle pareti, ma per il resto la disposizione è abbastanza buona anche osservando quelle che sono le porte di accesso, quindi le postazioni di lavoro sono abbastanza protette rispetto a quelli che sono gli accessi. Attenzione però ai colori, perché di per sé potrebbe essere vagamente accettabile per un Ovest, ma non sarebbe da togliere tutta l'informazione di azzurro che è stata inserita. Questa cucina invece, ad esempio, può avere dei colori abbastanza adeguati per l'Ovest, perché abbiamo nuovamente i bianchi, però sono dei bianchi un po' più caldi rispetto a quello precedente ed è totalmente assente l'informazione di tipo azzurro. Poi sono state inserite in questo caso tutte delle zucchette, delle decorazioni che richiamano dei colori che vanno sia nell'ambito del fuoco che nella terra, quindi sono abbastanza adeguati e soprattutto la parete è stata scelta di un colore beige che quindi porta avanti l'informazione terra. Quindi come disposizione è abbastanza buona, tranne se nel caso in cui la porta a vetri che vediamo sia una porta molto utilizzata e quindi non semplicemente una porta sul retro, magari per uscire un attimo. Perché ragione? Poiché si trova proprio di spalle al piano cottura. Come per qualsiasi postazione di lavoro, è sempre molto importante che noi abbiamo perfettamente coscienza della porta, quindi dell'accesso da cui potrebbero giungere persone, estranei, visitatori e quant'altro. Quindi anche in questo caso la disposizione potrebbe essere buona, ma prestiamo proprio attenzione che quella non sia una porta di passaggio, perché sennò ce l'avremo alle spalle e ci potrebbe creare sul lungo periodo, soprattutto se usiamo molto la cucina, una sensazione un po' di disagio. Molto buona invece, soprattutto l'illuminazione che vede molte finestre che vanno bene in una stanza Yang come la cucina e soprattutto che danno luminosità in una stanza che avrebbe tendenzialmente il soffitto un po' basso e anche il piano di cottura ha le luci a soffitto che permettono una buona illuminazione diretta proprio del piano di lavorazione. Quindi anche questo in generale è un posizionamento accettabile, abbastanza buono, che nuovamente può andare bene nei settori ovest o nord-ovest. Le cucine moderne continuano ad essere bianche. Il bianco è un colore che viene usato tantissimo in cucina perché effettivamente ci trasmette un senso di pulizia, di ordine e anche il bianco, bene o male, si abbina con tutto a livello di mobilio, quindi viene spesso utilizzato per le cucine, soprattutto per dare contrasto magari con dei pavimenti, come in questo caso di parquet di legno, e per rendere la cucina molto chiara. Però anche in questo caso ci troviamo una cucina con troppi toni metallo. Sarebbe magari stato necessario, anche se già qui non abbiamo l'informazione azzurra, se non vabbè, vagamente sui piatti, ma non è ciò a cui prestare attenzione. Abbiamo comunque una parete più piena, che è già meglio di quella che prima in cui avevamo bianco e azzurro, però probabilmente avrei scelto un ripiano non bianco, non lucido, ma magari un ripiano che richiami nuovamente i colori terra, perché come dicevo è molto importante che l'informazione terra sia sempre presente quando dobbiamo creare una mediazione tra una direzione e una funzione che implichino metallo e fuoco, che sennò genererebbe uno scontro. Anche la disposizione dei piani cottura e del lavello e lavastoviglie è abbastanza buona e soprattutto il tutto, a meno che proprio la porta d'accesso non si trovi alla sinistra dell'immagine, risulta nuovamente una buonissima disposizione, ma attenzione proprio alla scelta del colore che non è particolarmente adeguata, potrebbe essere migliorato con piani più scuri o comunque l'inserimento di anche di ante o di montanti o della piastrellatura con un tono maggiormente terra invece che bianco. Tutte le cucine continuano ad essere bianche. In questo caso, ad esempio, parliamo di una cucina che può andare bene per la direzione ovest, perché abbiamo già i piani scuri, quindi sentite la differenza di informazione che mi trasmette una cucina con i mobili bianchi e il piano scuro da una tutta bianca. Ma qua il problema principale è che
I fuochi e i lavello e la lavastoviglie si trovano quasi uno di rimpetto all'altro. Dalla prospettiva potrebbero non essere proprio frontali, però lo stesso, meglio evitarlo, meglio tenerli sempre distanziati in linea o ad angolo uno con l'altro, mai di rimpetto. E qui probabilmente, se non si trova una finestra dal punto nostro di osservazione potrebbe risultare una cucina molto scura perché anche l'illuminazione a soffitto è molto debole, ci sono solo dei faretti e sono state inserite delle linee di LED o neon, spero non neon perché ormai i neon andrebbero totalmente aboliti sia per un discorso di inquinamento che di risparmio energetico. Però per il resto la scelta dei colori potrebbe essere abbastanza adeguata all'ovest, anche se nuovamente toglierei un po' di bianco, è sempre troppo bianco per essere una cucina. Questa invece è una cucina che ha il problema opposto, che tende ad essere troppo scura. In realtà la scelta del colore del mobilio potrebbe andare bene per direzioni che necessitano di molta informazione terra, perché parliamo di un nero opaco vagamente bruno come tonalità. Le piastrelle possono essere buone, sempre però parliamo di cucine da inserire nell'ambito nord-ovest. Questa cucina, essendo un po' più presente, sono forse un po' troppo presenti i pensili con una tonalità così scura, come dicevo ad esempio sulla prima immagine, ma l'errore grosso qui presente è il lavello inserito nell'isola. L'isola come piano di lavoro non va bene, converrebbe sempre avere un'isola magari funzionale al cibo, al mangiare insieme in cucina, ma non nella quale si è inserito un piano cottura o un lavello, anche perché in questo caso è stato proprio messo di rimpetto ai forni. E quindi se gli spazi fossero definiti diversamente, quindi se il lavello fosse inserito nei mobili a parete, sarebbe una situazione migliore e anche probabilmente alleggerendo un po' il mobilio pensile perché diventa troppo pesante. Allora, nuovamente ci ritroviamo col bianco. C'è da dire che effettivamente, avendo le scelte a caso, le immagini, questo dimostra come a livello di gusti e di stile, effettivamente il bianco è un colore molto scelto, ma che di fatto non andrebbe particolarmente bene con gli ambienti delle cucine. In questo caso, per fortuna, è una grossa mediazione di tipo terra, sia nelle pareti che nei mobili aperti e anche nel tavolo centrale, nel tavolo che probabilmente funge anche da isola, perché c'è un problema, c'è pochissima estensione di lavoro se non includiamo questo tavolo. Inoltre, la disposizione vede i fuochi molto vicini al lavello. Questo a livello di indicazione è sempre meglio tenerli più separati possibile, se, come dicevo prima, mai di rimpetto. Quindi, una cosa che si sarebbe potuta fare avrebbe potuto essere spostare molto più a sinistra il lavello o comunque inserire un mobile a colonna tra l'uno e l'altro, quindi cambiare la disposizione, cosa che avrebbe ad esempio evitato la vicinanza tra fuochi e lavello. E una disposizione del genere può andare bene, ad esempio, se abbiamo una stanza molto piccola, quindi siamo obbligati a mettere tutto in modo ravvicinato. Ah, in quel caso sarebbe stato meglio magari rinunciare a un mobile a colonna e allargare un po' il piano di lavoro, in modo da non dover sfruttare la tavola o isola che sia per cucinare. E non si capisce da dove provenga la direzione del moto, quindi non si capisce dov'è la porta d'accesso, però in linea di massima è molto probabile che sia sulla destra, in quel caso come posizionamento potrebbe andare anche bene. Nuovamente parliamo di una cucina che può andare bene nella zona ovest o ancora nord-ovest, insomma, ma è molto elegante, quindi io punterei di più all'ovest. Questa cucina è sempre una cucina che può andare bene a ovest, in quanto presenta sempre il bianco con una mediazione di marrone. In questo caso la porta, se è la porta d'ingresso, come dovrebbe sembrare, è proprio a fianco del frigorifero.
Quindi potrebbe andare anche abbastanza bene, ma c'è da dire una cosa, la cucina è uno di quegli ambienti considerati intimi di casa. E infatti, se pensiamo una volta quando eravamo molto meno social e utilizzavamo molto meno mostrare le nostre vite agli altri, di solito le cucine erano separate, erano chiuse, erano degli ambienti dove accedeva solamente chi doveva cucinare o in caso di cucina con sala da pranzo, chi doveva mangiare. Adesso si usano molto le cucine in vista, sia per un discorso di spazi, perché uno crea degli open space e la cucina comunque deve ricadere là, ma anche perché di fatto noi a livello culturale, soprattutto noi in Europa, abbiamo cambiato molto il nostro stile di vita e una cucina così visibile, così in ingresso, dimostra anche proprio la necessità di contatto con l'esterno, la nostra voglia di farci vedere, farci conoscere o accogliere nelle nostre case. Tuttavia, è una disposizione che potrebbe creare del disagio perché non permette, di avere un luogo isolato dove cucinare. E quindi, se possibile, sarebbe sempre consigliato avere delle cucine separate dal resto dell'ambiente domestico o quantomeno proprio evitare di averlo proprio così frontale all'ingresso. Se invece parliamo di una porta sul retro, che potrebbe anche darsi, può andare anche abbastanza bene. L'unico errore grosso che vedo in questo ambiente è la vicinanza con quella parete blu che è stata fatta per la sala da pranzo, che suppongo essere sulla destra dove si intravedono delle altre sedie. Quel tipo di colore non va assolutamente bene né per un ambiente di informazione fuoco come la cucina o per un ambiente fuoco-terra come può essere la sala da pranzo. E evitiamolo sempre gli azzurri, tranne nei bagni o a livelli molto limitati, quindi cioè, utilizzati soprattutto per punti colori, in quelle che sono le stanze dalla funzione fuoco o dalla funzione terra. L'azzurro invece è un colore che può andare molto bene per gli studi, quando parliamo di studi a sud-est, ad esempio, perché dobbiamo creare una mediazione tra est o sud-est, dobbiamo creare una mediazione tra l'informazione metallo dello studio e l'informazione legno della direzione. Questa cucina, in realtà, più che problemi di feng shui, ha un grossissimo problema di clutter. Ci sono moltissimi oggetti sparsi, non ordinati, che non danno un senso di continuità, e probabilmente vi è anche una sovrabbondanza di oggetti rispetto alle funzioni, perché è tutto in vista, persino lo schiacciamosche a sinistra, che non trasmette proprio una informazione di pulizia che uno si aspetterebbe da una cucina. In questo caso, nuovamente, i fuochi sono attaccati al lavello. I colori potrebbero andare benissimo per una cucina nelle direzioni dal sud-ovest al nord-ovest, ad esempio, ma non c'è molto di salvabile, se dobbiamo dirla chiaramente, in una organizzazione del genere. Anche perché guardate le pareti più di dare un effetto shabby, quindi dare quell'effetto che magari un po' di antico, vintage, danno proprio un'informazione di trasandato, perché non sembrano magari rovinate dal tempo, sembrano ammuffite. Quindi qua vi è anche un eccesso di yin in un certo senso, cioè quando diventa talmente marcata da trasformarsi in quello che noi chiamiamo il CC, che è il C malato, il C non adeguato. Quindi no, questa è proprio bocciata su tutti i fronti, sfortunatamente. Questa è un'altra cucina estremamente di design con degli errori madornali sulla scelta dei colori e la scelta soprattutto di una superficie lucida che riflette ma non molto bene. Nel feng shui è molto importante prestare attenzione a quelle che sono le superfici riflettenti per due ragioni. Perché la superficie riflettente, da un lato, è lo specchio che riflette correttamente l'immagine, dà un'informazione di espansione delle stanze, quindi bisogna capire se è una cosa funzionale o meno all'ambiente in cui siamo inseriti. Le superfici che invece
riflettono senza riflettere, nel senso non parliamo di una superficie vagamente lucida come può essere ad esempio un muro in marmorino come quello che ho dietro, ma parliamo di una superficie come questa di marmo tirato a lucido che riflette tutto quello che si vede nella stanza, ma non precisamente. Questo è che credo di averlo già accennato in un altro video, è il famoso effetto fango, cioè l'effetto Bozzanghera, il riflettere in modo non corretto quali sono gli ambienti. Questo a livello profondo ci dà un'informazione di disagio e quindi evitiamola in qualsiasi ambiente. In questo caso poi è tutto lucido, è tutto bianco, quindi c'è tantissima informazione a metallo e acqua e no, non va proprio bene per una cucina. E anche da questa foto non si vede la posizione dei fuochi, che supponiamo essere a sinistra del forno, e quella potrebbe essere stata l'unica scelta abbastanza buona a livello di questa cucina. Questa invece è una cucina buona per un ambiente a sud-ovest o a ovest, abbastanza, o anche a nord-ovest, perché abbiamo molta terra. Probabilmente quel soffitto scuro, il soffitto non è perfettamente bianco, crea un po' troppo di peso, cioè nel senso la sentiamo, la percepiamo molto piena e troppo bassa. Quindi probabilmente lavorerei su una tonalità più chiara al soffitto, però per il resto la disposizione è buona anche per quanto riguarda i piani di lavoro. Forse non metterei i fuochi vicino al frigorifero, ma vedo che i fuochi sono separati dal lavello che suppongo essere dove sia la finestra, perché è un po' coperto dalle suppellettili messe sull'isola dove si mangia. Ma per il resto, sicuramente qui ci sarebbe più da fare un intervento nuovamente di alleggerimento dei pensili, quindi magari pensare sempre di utilizzare dei mobili più scuri nei mobili bassi e più chiari nei pensili, ma potrebbe essere abbastanza adeguata. Un po' a contrasto, se lo sentite, è in realtà l'isola che trasmette un'informazione come di qualcosa che è inserita lì. Sbaglio quasi, perché non c'entra né con il colore dei mobili né con il colore delle sedie, e quella è l'unica cosa che probabilmente andremo un po' ritoccata, però rimanendo sempre su delle tonalità di legno chiaro, ad esempio. E anche la parete forse potrebbe essere leggermente alleggerita, perché parliamo di è un grigio verde abbastanza forte che non andrebbe bene a ovest, perché ha un po' di tonalità di verde, ma in ogni caso può essere abbastanza accettabile. È un po' pesante, però non presenta degli errori proprio grossissimi, se non forse proprio la vicinanza a fuochi e frigorifero. Questa invece presenta nuovamente la vicinanza tra i lavelli e i fuochi, che, come dicevo prima, dovrebbe essere evitata, e nuovamente parliamo di un ambiente che può andare bene per l'ovest, il nord-ovest, per quanto riguarda la scelta dei colori, perché abbiamo sia gli elementi metallo che una fortissima mediazione a livello di terra. E forse quel che non si capisce esattamente se no, probabilmente è proprio una parete, non è un pensile in alto, e crea un po' di pesantezza in generale, cioè tende ad abbassare, perché se noi andiamo a mettere una tonalità più scura nella parte superiore delle pareti, tende ad abbassare il soffitto, quindi magari alleggerirei un po' quella tinta, ma per il resto i colori sono accettabili, la disposizione è proprio sbagliata, quindi eviterei anche questa tipologia di cucina. Questa cucina invece presenta una serie di difetti sia in planimetria proprio in carta che nella scelta dei colori. Allora, la prima cosa che si nota aprendo questa immagine è che i mobili e gli elettrodomestici non vanno d'accordo. Cioè il nero lucido porta un'informazione di tipo acqua, i mobili portano un'informazione di tipo terra, entrambi sono inseriti nel contesto fuoco, che è il contesto della cucina, che va nuovamente in contrasto con una porta bianca che porta informazione a metallo, quindi presenta una serie di scontri che si percepiscono proprio alla prima visione dell'immagine. I pensili non sono particolarmente scuri, quindi potrebbero avere un
un colore e una quantità accettabile, però proprio la forma irregolare della stanza che da un lato va a evitare uno spigolo vivo all'interno dell'ambiente. Però mi crea dei disallineamenti che a livello percettivo non fanno sicuramente sentire molto a nostro agio in questo ambiente, anche perché nel momento in cui io sto lavando ho proprio la porta d'accesso dietro la schiena. Quindi non è una cucina che segue i principi del feng shui, non è una cucina adeguata, giusto, giusto, per la combinazione dei mobili e basta. Questa cucina è una cucina che può andare bene, sì, nuovamente a ovest, nord-ovest, magari anche un po' a sud-ovest. Abbiamo i toni terra, forme terra, nel senso che questi vetri orizzontali ci portano una forte informazione di tipo terra. E anche la disposizione è buona perché abbiamo da un lato i lavelli con lavatrice e frigorifero, dall'altro abbiamo i fornelli. E la cosa da valutare però è l'ingresso, perché se l'ingresso fosse in linea con i fornelli o in linea con il piano di lavaggio, potrebbe creare un po' di disagio durante la lavorazione, ma questa è una buona cucina per quelle direzioni. E questa era l'ultima immagine. Quali sono le note conclusive che posso fare? Innanzitutto, come avete visto, vi è un eccesso di uso del bianco nelle cucine. Se sono così presenti, soprattutto nelle databank, è perché la gente piace all'acquirente, piace avere una cucina chiara. Sicuramente le cucine chiare aiutano nelle metrature piccole perché danno più luminosità e le fanno sembrare più grandi, e anche, come dicevo all'inizio, per una questione soprattutto di igiene. Tuttavia, questo ci mostra come oggigiorno noi abbiamo pochissima percezione di qual è la funzione di un ambiente, che cosa ci trasmette a livello profondo un ambiente e come rendere un ambiente armonico e funzionale. Ma ci dimostra anche come a livello culturale noi ci siamo sempre di più staccati dalle nostre cucine in un certo senso. In media le persone cucinano molto meno che 20-30, non parliamo di 40 anni fa. E questo è anche dovuto proprio a un cambio di tipologia di vita, quindi sempre più abituati a non cucinare ma a comprare da asporto, ad esempio, soprattutto chi vive nelle grandi città che quindi hanno i servizi facilmente raggiungibili. Ma anche che non amiamo cucinare, non abbiamo più quella sensazione e quella necessità culturale di trattarci bene attraverso il cibo. Il cibo per la nostra specie è sempre stata uno dei bisogni primari, anzi è il bisogno primario, perché se no, insieme all'acqua e al sonno, perché se no non sopravviveremo. Ma anticamente il cibo era considerato con rispetto, mentre tutta una serie di disagi che si stanno sviluppando oggi del rapporto col cibo è proprio dovuto alla mancata comprensione di questa necessità profonda fisiologica nostra. Quindi anche queste cucine che mostrano palesemente uno scontro, quindi cioè generano una percezione di non benessere al loro interno, di fatto piacciono perché proprio è saltato in un certo senso questo profondo legame che noi abbiamo sempre avuto con la cottura, con il cibo, con il valore magico persino che veniva dato al cibo, poiché noi andiamo a trasformare qualcosa che a volte è persino inedibile in qualcosa di buono che ci fa sentire bene. Quindi, se volete delle idee per delle cucine adeguate a sud, sud-est, est, quindi quelle direzioni che non abbiamo avuto modo di analizzare con questa selezione, potete andare sulla mia pagina di Pinterest, dove sto organizzando varie bacheche dedicate alle varie funzioni domestiche, quindi alle varie stanze, a seconda delle direzioni, per prendere spunti. E poi, ovviamente, per qualsiasi dubbio, potete contattarmi senza nessun impegno. Vi saluto e alla prossima video guida, la prossima settimana, che dedicheremo all'ingresso. Ciao!